La seconda commissione consigliare regionale bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero, presieduta dal consigliere Giuseppe Aieta, ha approvato alcuni provvedimenti legislativi di iniziativa della Giunta di consiglieri. L'organismo ha espresso parere favorevole novellando la precedente normativa su un testo di legge unificato sottoscritto dal segretario questore Giuseppe Graziano e dal consigliere Fausto Orsomarso, con cui si disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e ipogei freschi e conservati. Nel corso della seduta la Commissione altresì ha espresso parere favorevole a un disegno di legge del segretario Giuseppe Neri che introduce nuove indicazioni in relazione all'istituzione dell'anagrafe canina. L'organismo nel corso dei lavori ha approvato i rendiconti finanziari per la comunità greca di Calabria, per la comunità Rabesh e dell'istituto regionale per la comunità occitana di Calabria. La Commissione ha anche discusso e approvato il programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della forestazione per la gestione delle foreste regionali per l'anno 2017. Inoltre sono stati ascoltati i rappresentanti delle associazioni agricole AMPA, Copagri, Confagricoltura, Agia, CIA e Coldiretti. Credo che questa regione, ha commentato il presidente Giuseppe Aieta a conclusione dei lavori, abbia nell'agricoltura il suo cardine di sviluppo centrale per un'economia sostenibile e in grado di produrre reddito. Intanto abbiamo impiegato molto tempo a discutere della legge proposta dall'onorevole Dacri sui suoli agricoli concessi ai giovani agricoltori. Abbiamo fatto delle audizioni perché volevamo ovviamente sentire anche il polso delle categorie. È venuto fuori una discussione interessante che sostanzialmente sostiene e approva questa iniziativa, che un po' è un'iniziativa per la quale la Calabria arriva in ritardo, ma che in tutta Europa si sta adottando, perché c'è un ritorno alla terra, c'è una nuova cultura della terra. Abbiamo sentito belle esperienze anche oggi in commissione di giovani che hanno intrapreso questa attività. Poi abbiamo messo ordine nei rendiconti degli istituti ellenico, Arbresh e occitano. Abbiamo approvato i rendiconti del 2013, 2014 e 2015 per dare nuovo slancio a questi istituti che nel frattempo sono diventate fondazioni. E abbiamo discusso una serie di provvedimenti, sono circa 18 i punti all'ordine del giorno, ovviamente molti sono pareri finanziari che ci danno la possibilità di discutere provvedimenti che andranno nel prossimo Consiglio regionale e che riguardano una serie di questioni.